Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo attesissimo, spero, mi auguro, appuntamento con l'aggiornamento della collezione. Ebbene sì, siamo arrivati a dicembre, siamo arrivati a questo preoccupante aggiornamento, dico preoccupante perché i DVD e Blu-ray sono cresciuti in modo esponenziale e quindi devo andare velocissimo per parlare almeno un pochetto di tutti questi film e consigliarveli caldamente. E cercare insomma di definire quelli che conosco meglio da quelli che ancora non ho visto per insomma poter in quel caso manifestarvi le mie speranze positivissime. C'è stato il mio compleanno, c'è stato il Black Friday, ci sono state offerte a non finire, ci sono state vecchie offerte estive che ho sfruttato e il pacco mi è arrivato solamente qualche giorno fa perché avevo inserito all'interno del pacco anche film diciamo così di dicembre, con l'uscita prevista a dicembre, quindi per una serie, per un motivo o per un altro i film sono aumentati, sono lievitati e siamo arrivati quindi a questa quantità esorbitante. Un attimo solo, rieccoci, come potete notare qualcosa è cambiato in me, ma cominciamo a farti tutto molto caldo. Comincio dai DVD ovviamente e comincio da un'offerta che peraltro è molto vecchia di DVD Store, dvdstore.it, il grande sito dei collezionisti di cinema che per me è un punto di riferimento imprescindibile dal quale io praticamente mi rifornisco ormai da anni, da lustri. Parto con Tarkovsky, quattro film del grande regista sovietico Andrei Tarkovsky che mi mancavano. Non sono in ordine cronologico, sì, li metto in ordine cronologico forse, non lo so. Parto da quello che è uno dei capolavori di Andrei Tarkovsky, cioè Andrei Rublev, splendido film che vuole essere anche una poesia per immagini, un poema per immagini, visto che si parla di un pittore, visto che il film è, se vogliamo, anche un viaggio all'interno dello stile e della pittura, non solo di questo pittore che per noi sarà sconosciuto, ma che per la Russia è importantissimo, ma anche per l'iconografia un po', diciamo così, russa e per lo stile, il modo particolare di quel mondo e di quella cultura, di rappresentare immagini anche sacre. Stiamo cioè, parlando veramente di di una vetta del cinema di Tarkovsky. Il film è del 65-69, film sovietico del 65-69, 3 ore e 5 minuti, il film è diviso in sezioni, in non so se chiamarli episodi, se è giusto chiamarli episodi. Comunque, questo Sergei Rublev è un esperto di decorazioni, esperto di immagini finemente riprodotte e quindi rappresenta anche la libertà dell'artista, se vogliamo, rappresenta anche una metafora, se vogliamo, un collegamento che Tarkovsky sa creare poi tra la sua sensibilità, la sua posizione e quella di questo pittore, chiamiamolo così, per semplificarlo lo chiamo pittore. Quindi assolutamente un film imperdibile, un film da gustare, da assaporare, perché sappiamo che Tarkovsky poi fu costretto ad andarsene dall'Unione Sovietica, a lavorare altrove, quindi la sua libertà di artista, la sua dignità di grande regista fu messa a dura prova dal mondo sovietico nel quale viveva e realizzò anche film in Italia. Passo al successivo che è sempre di Tarkovsky, molto simile se vogliamo a Solaris, è Stalker, stiamo parlando sempre di una realtà, quella futura, ipotetica, in cui questo meteorite precipita sulla Terra, in cui c'è questa presenza, ecco, il film l'ho visto una sola volta, devo dire la verità, comunque c'è questa presenza con cui entrano in contatto i personaggi i protagonisti del film, tra cui c'è anche uno scienziato, c'è questa sorta di meteorite, ecco, passatemi il termine, scusate le approssimazioni e gli errori, correggetemi anzi se sbaglio, che permette di realizzare i propri desideri, si sopporterà ovviamente a una serie di conseguenze inaspettate per i protagonisti. Film assolutamente suggestivo, anche questo 155 minuti, quindi un'esperienza abbastanza immersiva. Vi ricordo che il cinema di Tarkovsky è ingiustamente accusato di essere lento, in realtà si tratta di un modo di montare le immagini, anche di riprenderle, molto suggestivo, molto particolare e immersivo per chi sa abbandonarsi alla poesia
di Andrei Tarkovsky. Poi andiamo a un altro film di Tarkovsky, sempre un'opera suggestiva e particolare, un'opera parzialmente autobiografica di eccezionale valore artistico, Lo Specchio, che invece non ho visto, però anche questo credo che sia un'opera di grande valore artistico e di grande suggestione, una delle poche di Tarkovsky che mi manca, anche se questa forse è molto breve, 105 minuti, quindi qui siamo scesi al di sotto delle 2 ore. L'opera è senza dubbio meritevole di attenzione, da quello che vedo dalle immagini che leggo su internet si tratta comunque dell'ennesimo grande lavoro di Tarkovsky, Lo Specchio, vincitore del David Donatello come miglior film straniero. Invece Nostalgia, capolavoro assoluto di Tarkovsky, fondamentale anche per noi, perché il protagonista è uno scrittore russo, Andrei Gorchakov, che fa questo viaggio in Italia. Infatti il film, diciamo, è italiano, se vogliamo, per certi versi, visto che la sceneggiatura, se non ricordo male, ha collaborato anche il nostro Tonino Guerra, infatti è così. Quindi è senza dubbio un'opera che dietro le pieghe e le crisi e la ricerca anche di senso della vita e di faticosa ricostruzione della propria identità di questo protagonista, anche in questo caso secondo me si notano le pulsioni e le istanze del regista di Tarkovsky, quindi lo scrittore russo che si trova in viaggio in Italia, paese in cui un tempo visse un musicista del Settecento, suo connazionale, di cui egli sta scrivendo la biografia. Benissimo, questo viaggio nel tempo, viaggio nello spazio, viaggio nella memoria, sono in qualche modo tematiche molto care a Tarkovsky, perché lui deve fare i conti con il passato del suo paese, il presente del suo paese e la sua presenza all'interno della storia e della contingenza storica, come artista, come intellettuale, come regista. Quindi, se vogliamo, il collegamento fra lo scrittore del presente e l'artista del passato è una dialettica che secondo me ben esprime quelle che sono le esigenze di Tarkovsky. Anche questo film l'ho visto una sola volta, Nostalgia, di fatto, perché Tarkovsky di fatto è legato al mio passato di cinefilo notturno che di notte vedeva film, quindi i miei ricordi sui film di Tarkovsky, che finalmente posseggo in DVD, sono, perdonatemi, molto frammentari, sono suggestioni, sono evocazioni, sono immagini. Ho dimenticato di dire una cosa importante, cioè che è stato il mio compleanno, quindi passo dall'alto al basso oggi, o dall'autoriale al popolare, perdonatemi, ho dimenticato di ringraziare tutti coloro che, amici, parenti e quant'altro, hanno fatto regali, insomma, mi hanno fatto regali importanti dal punto di vista cinematografico. Non ultimo i miei cognati, Gianfranco e Tiziana, che saluto, che mi hanno donato questa meravigliosa sveglia R2D2 che proietta l'orario in un fascio di luminoso che qui ovviamente non si vedrà, forse sì, guardate, proietta l'orario, i rumori sono quelli, ovviamente i suoni sono quelli di R2D2, quindi la mia collezione di Star Wars sta aumentando, perché il BB-8 di Daniele è sempre qui accanto a me ed è... Ovviamente ho anche un Baby Groot dell'anno scorso, che non c'entra niente con Star Wars. E quindi, dicevo, ringrazio Gianfranco e Tiziana di questo regalo. Lo faccio adesso, dopo aver parlato di Tarkovsky, così stemperiamo. E andiamo verso un altro film molto particolare, sempre in DVD. Film che conosco invece molto bene, perché l'ho posseduto in VHS per moltissimi anni, l'ho visto e rivisto perché ha, secondo me, un alto valore educativo. È Riccardo III, didattico anche, Riccardo III, Un uomo, un re, in originale Looking for Richard, questo docudrama, diciamo, diretto dal Pacino, siamo negli anni 90, la seconda parte degli anni 90, 97 credo uscì il film, ma il film è visibilmente, chiaramente girato in un arco temporale molto ampio, visto che il buon Al Pacino si riprende in momenti diversi della sua carriera, della sua vita, mentre sta girando questo documentario, nel quale vuole chiedere a degli esperti di Shakespeare come allestire il Riccardo III,
ora l'inverno del nostro scontento si è tramutato in luminosa estate grazie al bel sole di York. Questi sono i scenari giambici con cui si apre l'immortale tragedia shakespeariana. Kenneth Branagh e tantissimi altri esperti, sia attori shakespeariani che critici letterari, esperti di Shakespeare, vengono intervistati da Al Pacino, che chiede loro qual è il miglior modo di rappresentare Shakespeare, rivivere Shakespeare, far rivivere Shakespeare, immergersi in questo Riccardo III, che è allestito quindi in modo molto moderno, molto particolare, con scenografie moderne, senza una continuity, senza peraltro uno stile unico, perché è un documentario vero e proprio. E dicevo, si intravede un Al Pacino sempre un po' diverso, addirittura in alcune scene ha la barba di alla Carlitos Way, quindi immagino che alcune scene siano state girate anche molto prima del 97, visto che Carlitos Way è del 93. Quindi Looking for Richard, un film assolutamente imperdibile, anche perché è la prima prova da regista del grande Al Pacino, che negli anni 90 era ancora grande come attore. E mischiamo sempre alto e basso, sì, Tobe Hooper, Non aprite quella porta 2, forse immondizia lo stato puro, forse ha ragione invece il Frusciante, anche questo film merita forse tanto quanto, o comunque poco meno del primo, con l'immortale Teres. Perché ho comprato Non aprite quella porta? Perché i film che state vedendo, cioè Looking for Richard, Non aprite quella porta 2 e gli altri che vedrete, facevano parte di una promozione su DVD Store. Mi mancava, credo, mi sembra il decimo film per arrivare al 50% e quindi ho voluto, cioè, visto che il Frusciante mi aveva un po' persuaso vedendo la sua monografia su Tobe Hooper, che Non aprite quella porta 2 potesse essere superiore a quello che leggo invece sulle varie recensioni, cioè che è mediocre, men che mediocre, allora ho detto vabbè, mettiamo un po' di trash, mettiamo un po' di horror effimero e innocuo nella mia collezione, che male non fa, soprattutto a questi prezzi. Comunque Tobe Hooper è un regista anarchico che apprezzo molto. Certamente, secondo me, ha fatto pochissimi film meritevoli, il resto è poco più che mediocre. Questi pochi film meritevoli sarebbero Poltergeist, sarebbe quella porta 1 e poco altro, insomma. Però immergiamoci nell'horror e, visto che in questo aggiornamento ce ne sarà parecchio, vorrei fare una monografia di Clint Eastwood. Sto aspettando, ecco, di avere chiari, ben chiari tutti i film. Purtroppo non ci sarà Daniela, perché non riusciamo mai a stare molto tempo insieme per realizzare questi video, quindi la farò magari in ordine cronologico e non con la mia solita graduatoria per voti, anche perché con Clint Eastwood siamo sempre dalle 7-8 in su. Sempre nella mia... oggi sto divagando enormemente, non me lo posso permettere col ben di Dio che ho davanti. Sempre nella mia offerta, di cui sopra 50% mi sembra, mi sembra che fosse 10 film al 50%, c'era Ombre e non me lo sono voluto perdere, Martin Ritt, il regista, insomma, che tentò forse tra i primi la strada del revisionismo filo indiano, con un Paul Newman nelle vesti di pelle rossa, diciamo così, voglio semplificare, perdonatemi, film che non rivedo da tantissimo, non vedo l'ora di rivederlo. Grande Paul Newman, grande spolvero, regia molto efficace, western secondo me necessario in un panorama western, in una cineteca western, perché rappresenta un tipo di filone che ha conosciuto ovviamente altri importantissimi esempi di cinema americano che cerca di aprirsi alle istanze indiane. Questo forse è uno dei più antichi, perché stiamo parlando degli anni 60-67, quindi epoca di revisionismo proprio alla grande iniziata. Film anche questo forse non eccezionale, ma che a me piaceva sempre molto rivedere in televisione. Il film è Gogi Park, diretto da un mestierante, Michael Apted, che insomma ha regalato nella sua vita pochi guizzi. Questo secondo me è un efficace thriller disgelo, quindi un efficace thriller di ambientazione sovietica girato negli anni 80, questi sì, sono 83, non ovviamente in Unione Sovietica, perché ricordo che il primo film che contiene scene girate da americani in Russia è Danko di Walter Hill. Quindi Gorky Park, le ambientazioni, diciamo così, sovietiche sono ricostruite, mi sembra, in Finlandia, quindi in Scandinavia. Thriller di ambientazione sovietica che è molto molto interessante secondo me, perché gli intrighi, omicidi, corruzioni, doppio giochi nel Cremlino
sono allestiti con grandissima sapienza e grandissimo dosaggio di tempi, grandissima tensione. Ecco, questo lo posso, penso di poterlo affermare, nonostante, ripeto, Michael Apted sia poco più che un artigiano. Procediamo con invece quello che secondo me è un riuscitissimo film di un grandissimo regista che è Alfonso Cuarón. Il film è I tu mamma también, anche tua madre. Film che io ho visto solamente una volta, che non vedo l'ora di rivedere perché ormai sono passati 15 anni da quando l'ho visto. La giovinezza delineata con tocchi veramente efficaci da un regista molto sensibile da questo punto di vista. E se non mi ricordo male, Gael García Bernal vinse con questo film il premio anche Mastroianni a Venezia. Insomma, vinse un premio per la migliore interpretazione giovanile, di giovane, di attore, insomma, alle prime armi, di scoperta. E devo dire che si ricorda molto piacevolmente Bernal in questo film perché è veramente bravo. Quindi grandissimo film di Cuarón, grandissima sceneggiatura che è stata premiata peraltro al Festival di Venezia, sì, dove appunto Bernal vinse il premio Marcello Mastroianni insieme all'altro protagonista che è Diego Luna, e quindi questo On the Road meraviglioso che rimane nel cuore e soprattutto è una grande prova di regia da parte del nostro caro Alfonso Cuarón. Cambio adesso, usciamo dall'offerta, ci torniamo dopo all'offerta perché ho dei film, anzi no, li presento adesso, cambio idea, li presento adesso gli altri film dell'offerta. Sono tutti film dello stesso regista, il regista è Woody Allen. Vi dico che con questo aggiornamento io arrivo a meno 3, cioè dopo questi film che vi sto presentando e un Blu-ray che vi presenterò, anzi forse due Blu-ray che vi presenterò dopo, sono a meno 3 film per completare la intera monografia di Woody Allen. Mi mancano all'appello, se non ricordo male, Harry a pezzi, Celebrity e Prendi soldi e scappa. Mi mancano questi tre film, il resto, per il resto ce li ho tutti. Partiamo da Alice con Mia Farro, film che non hanno bisogno di presentazioni, film memorabili, che appartengono anche a generi diversi e ci forniscono anche uno spaccato di un regista odiale sempre in cerca di nuovi anche per i film che vi sto presentando, di nuove soluzioni, perché Alicia per l'epoca presentò un Woody Allen che aveva voglia di sperimentare, perché stiamo parlando di un film del 90, se non vado errato, comunque sì, del 90, quindi voglio dire ancora un Woody Allen con la voglia di sperimentare, di tentare strade particolari. Andiamo molto indietro con un Woody Allen invece pre-Ioenni, e cioè Il dittatore dello Stato Libero di Bananas, quindi Woody Allen della primissima stagione, quello che usciva fuori dalla televisione, dalla commedia più fisica, più esposta, più anarchica, piena di battute, situazionista anche, come appunto lo era tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul sesso e non avete, ci manca, no, ho sbagliato, tutto quello che avreste voluto sapere, senza sempre, tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere. Film episodi, forse invecchiato male, sempre in questa fase, vabbè, episodio memorabile quello di Woody Allen, Sfermato Zoo, anche se quello con la capra anche ha fatto epoca, Il Dormiglione, altro grande esempio di un Woody Allen, diciamo così, alla ricerca di nuovi generi da sperimentare, qui è fantascienza allo stato puro, Sleeper, Il Dormiglione, con Diane Keaton, quindi anche questo memorabile. Woody Allen invece recente, insomma, più recente perché è del 2004, Melinda e Melinda, forse poco riuscito, ma senza dubbio, diciamo così, efficace nell'alternare i due piani narrativi, e la tragicommedia diventa veramente amara e intelligente. Melinda e Melinda, grande film, consigliatissimo, secondo me, anche se, ripeto, nella prima volta è poco riuscito, però secondo me è consigliato da almeno una volta da vedere. E poi sugli altri film torniamo dopo, o sugli altri due film torniamo dopo perché sono Blu-ray. Quindi con Woody Allen, anche siamo a buon punto, meno 3. Quindi Tarkovsky e Woody Allen, diciamo, ci abbiamo dato dentro. Continuiamo con altro film che possedemo in VHS, che finalmente riacquisto in DVD, a lungo atteso perché speravo in un'edizione Blu-ray, magari extra lusso, che non è ancora arrivata. Poi magari mi giocano
in modo diciamo abbastanza truffaldino e in modo abbastanza furbo uscirà magari l'edizione Blu-ray. Ecco, quindi mi hanno giocato brutti scherzi con Amarcord, dove è uscita finalmente l'edizione Blu-ray restaurata, e quindi mi viene voglia di ricomprarla. E ovviamente sto parlando di Rocco e i suoi fratelli, edizione restaurata in 4K dal negativo originale, speriamo che sia vero, non lo so, questo non l'ho ancora visto. Il film è un capolavoro assoluto della storia del cinema. Luchino Visconti è uno dei più grandi registi, uno dei registi italiani che più adoro, che più amo, insieme a Fellini e Leone, Rossellini non ce lo dimentichiamo mai, però Germi e Petri assolutamente vietato dimenticarseli. Rocco e i suoi fratelli è un grandissimo capolavoro che non merita presentazione, una handalone sfolgorante, 3 ore che vanno via, che è una bellezza, emigrazione, problemi sociali, drammi, tragedie, insomma c'è tutto in questo meraviglioso affresco di un'Italia forse ancora molto attuale. Il film è splendido, consigliatissimo, se non l'avete visto vedetelo, perché non si può fare a meno, non si può vivere senza Rocco e i suoi fratelli. Invece ho voluto, sto cercando di recuperare tutti i film di Andrei Vaida. I Dannati di Varsavia era uscito da pochissimo col doppiaggio originale d'epoca, era presente in DVD per la prima volta, comunque era uscito fuori dal catalogo, adesso è di nuovo disponibile. Ho subito colto la palla al balzo. Settembre del 44, durante insomma la guerra, Varsavia insorge contro gli occupanti tedeschi. E, insomma, è una delle pagine più drammatiche della storia polacca, ma anche una delle pagine più esaltanti della storia del cinema, con Andrei Vaida che insomma gira uno dei suoi magistrali capolavori. Da maestro a maestro andiamo a lui, al grande, al solo, al supremo, al sublime Alfred Hitchcock, Il ladro. Film assolutamente bellissimo, splendido, nonostante le critiche di lentezza o comunque di non essere abbastanza hitchcockiano, dopo lungo me è un capolavoro assoluto. Chi non lo ammette, mi dispiace per lui, non ci posso fare nulla. Film è splendido, assolutamente da vedere, vedere e rivedere. Harry Fonda meraviglioso. Adesso del periodo americano di Hitchcock credo mi manchi solo, io confesso, con Montgomery Clift, che Hitchcock ti considerava poco riuscito alla faccia, mi piace tantissimo, anch'io confesso. Quindi anche su Hitchcock siamo sulla buona strada. Il periodo americano è quasi ultimato. Altro artista, altro grande maestro, Costa Gravas, greco, Zeta, sottotitolo italiano che non ci azzecca niente, L'orgia del potere. Perché non ci azzecca niente? Perché insomma è abbastanza fuorviante. La Zeta in questione rimanda invece al verbo greco che vuol dire vivere, egli vive. Perché si parla appunto di questo personaggio politico che rappresenta la libertà del popolo greco nel periodo dell'ascesa dei colonnelli, che pur essendo morto vive, nel senso che vive il ricordo di questo deputato dell'opposizione che deve essere vivo nel ricordo di tutti coloro che vogliono lottare per la libertà. Ecco, questo è un po' il senso. Chiedo sempre scusa delle approssimazioni, delle mie superficiali riassunti. Yves Montand, grandissimo. Irene Papas, cast di assoluto valore. Trintignant, che recentemente ha compiuto 86 anni, mi sembra di ricordare. Costa Gravas vinse l'Oscar come miglior film straniero con questo capolavoro assoluto, da vedere e rivedere. Documentario che non conosco, non ho mai visto, non mi ricordo neanche chi è il regista. Kent Jones, Hitchcock Truffaut. Ho letto il titolo, ho detto ma sì, compriamolo, forse ci farà bene rispolverare la mitica intervista che tutti dovrebbero leggere, cioè Il cinema secondo Hitchcock, l'intervista mitica che Truffaut fece appunto al sommo maestro del brivido. Non so che cosa aspettarmi, c'è l'intervista anche a molti registi contemporanei, su quell'intervista, cioè c'è una riflessione credo su quell'intervista, quello che leggo, insomma vedrò cosa è questo documentario. Invece continua la mia collezione dell'intera filmografia di Ettore Scola con La famiglia, altro film splendido, perfetto nel dirigere gli attori. Ettore Scola secondo me è uno dei più grandi, forse l'ultimo paio di film non sono perfettamente riusciti. Ma qui siamo forse nel periodo ancora d'oro, commedia intelligente, brillante, piena di malinconia, piena di attori in stato di grazia.
Il film è del 86 e insieme alla Cina, secondo me, è un dittico veramente splendido. Invece rappresenta uno dei migliori film, uno dei migliori thriller anche degli anni 80 con il mitico Rod Cadaver, The Hitcher, La lunga strada della paura, sottotitolo in italiano. Vabbè, non è un thriller che non ha bisogno di presentazioni, autostoppista, killer, implacabile, glaciale, che uccide senza motivo i poveri malcapitati di turno. Il film ha dato vita a tutta una serie, a un filone, anche a dei remake, anche delle revisioni non perfettamente riusciti. È diretto dal Robert Harmon, che dopo di questo film secondo me si è perso in modo clamoroso. È una delle due prove magistrali degli anni 80 di Rod Cadaver insieme a Blade Runner, ovviamente. Un film che tutti avete visto, che conoscete meglio di me, quindi non ci perdo tempo e vado avanti. E vado avanti con il western diretto da Kirk Douglas, I giustizieri del West. Perché ho comprato questo film? Perché, che non ho visto, mea culpa, però ho letto che è un western più che robusto e dignitoso, perché è diretto da Kirk Douglas, che pochi giorni fa ha compiuto 100 anni. E come feci per Olive de Havilland la scorsa estate, cioè comprare dei film per celebrarne il compleanno importantissimo a tre cifre, così ho fatto per questo meraviglioso artista che è Kirk Douglas, di cui consiglio anche il libro Io sono Spartaco, in cui il grande Kirk, libro peraltro scritto pochi anni fa, quindi aveva più di 90 anni quando l'ha scritto, rievoca i giorni della lavorazione e della preparazione di Spartacus, film col quale Kirk Douglas pose fine al maccartismo, esigendo dai produttori e ottenendo da Hollywood che Dalton Trumbo figurasse col suo nome accreditato come autore della sceneggiatura di Spartacus, film per il quale fu proprio Kirk Douglas a volere Stanley Kubrick, dopo aver litigato e cacciato dal set, visto che lui era produttore, Anthony Mann. Poi ho comprato tre film di Romero in super offerta, anzi quattro, però il quarto ve lo faccio vedere perché parte del Blu-ray. Di questi quattro non ne ho visti due. Uno che non ho visto è I Cavalieri, dal quale non so cosa aspettarmi, credo che sia molto originale, quindi non vedo l'ora di vederlo. I Cavalieri di Romero. No, solo questo non l'ho visto, rettifico, perché La metà oscura la possedevo in videocassetta e anche se non lo vedo da anni, però ne ho un ricordo molto, molto piacevole, nel senso che è un grandissimo film, secondo me, che ho pagato 1,80 euro approfittando del Black Friday. Quindi Romero che si confronta con uno dei migliori, secondo me, libri di Stephen King, ma anche se io sono un pessimo conoscitore di Stephen King. Comunque, Romero sa fare molto bene questo lavoro di riscrittura dell'horror perché sa dare un'impronta personale al romanzo. Ho già visto, ma non avevo mai acquistato invece, Le cronache dei morti viventi, Diary of the Dead, che ho voluto assolutamente acquistare perché la saga degli zombie di Romero a me piace molto. E su questa saga sono nate varie questioni, perché non sa cioè, sono diverse le scuole di pensiero, cioè quanti sono i capitoli della saga, 4 più 2, 5 più 1, non si capisce bene. Sono andato a recuperare i Mereghetti, e Mereghetti non fa distinzione all'interno della saga. E quindi, partendo dalla notte dei morti viventi, cioè Night of the Living Dead, i film vanno considerati tutti quanti, i film della saga dei morti viventi vanno considerati tutti quanti con un unico corpus, e quindi La notte dei morti viventi, Zombie, Il giorno degli zombie, La terra dei morti viventi, Le cronache dei morti viventi e L'isola dei sopravvissuti sarebbero un'unica saga. Questo è il quinto capitolo e quindi ci siamo quasi, perché gli altri quattro già li posseggo. Ho acquistato anche un cofanetto DVD. Sto facendo evento locale. Questo è un aggiornamento senza serie TV. Mi dispiace dirlo così abrupto, ex abrupto. Aggiornamento senza serie TV. Mi dispiace, ma non, tanto non, è, non, non siete stati in 50 a chiedermelo. Quindi ho la coscienza a posto. Però vi garantisco che nei prossimi aggiornamenti ci saranno serie TV. Anche perché ce ne sono un paio che ho adocchiato che mi piacciono. Che sulla carta mi piacciono, ma ormai ho deciso che rimanderò la visione delle serie TV tra qualche anno, insomma. Comunque,
con molta calma, io non ho fretta. Ho deciso di acquistare il cofanetto, che vale come la serie TV secondo me, perché ci metterò del tantissimo tempo a vederlo, come se fosse una serie TV, il cofanetto di Béla-Kar, regista ungherese, vabbè, maestro assoluto del cinema. Cofanetto che contiene 9 film, cioè Nido familiare, The Outsider, Rapporti prefabbricati, Almanacco d'autunno, Perdizione, Satantango, Le armonie di Werkmeister, L'uomo di Londra e Il cavallo di Torino. Dico, ci vorrà una vita per vedere questi film, perché come voi sapete, o dovreste sapere, si tratta di film lunghissimi. Cioè, alcuni di questi, sì, alcuni di questi hanno una durata normale. Altri, Satantango ad esempio, stiamo parlando di qualcosa come, insomma, 10 ore, non lo so, insomma, durate importanti, ecco, durate importanti. Non voglio dire stupidaggini. Satantango dura 450 minuti, ecco, 450 minuti, insomma, sono abbastanza. Anche gli altri film non scherzano, 150 minuti, 139, 145 e poi ci sono i film normali da 2 ore. Quindi si tratta comunque di film di una certa, insomma, e che esigono, ecco, una certa attenzione, perché sono film d'autore, sono film particolari. Béla-Kar è un maestro, è un poeta, anche lui, come Tarkovsky, forse, certamente non dello stesso livello. La confezione di questo cofanetto è un digibook molto molto compatto e standard, dove i vari DVD sono adagiati e allocati senza particolari ricercatezze, ecco, diciamo così. Non ci sono schede e altre, insomma, altri elementi su cui riflettere. Ci sono i film e basta. 9 lungometraggi, c'è però, da quello che mi risulta, 10 DVD, quindi un DVD di contenuti speciali, quindi non c'è materiale cartaceo, approfondimenti, book o quant'altro, ma c'è un DVD di contenuti speciali che vedrò prima o poi. Io conosco poco Béla-Kar, Cavallo di Torino, L'uomo di Londra non mi hanno, sì, mi sono piaciuti, però non mi hanno entusiasmato quando li ho visti. So per certo però che gli altri film più vecchi, diciamo così, degli anni 80 soprattutto, sono magistrali, poetici, meravigliosi. Sono curiosissimo di vedere questo Satantango. Ovviamente so che è un capolavoro, Le armonie di Werkmeister. Quindi sono film che devo assolutamente recuperare. La poesia di Béla-Kar non può che avvolgere ogni spettatore, perché è fatta di piani sequenza lunghissimi, quindi è un cinema molto particolare, che merita grande attenzione, e soprattutto una volta che si è dentro questo cinema, sì, lo stile di Béla-Kar colpisce, questo è poco ma sicuro, ecco. Io credo che gli ultimi due film, 2007 e 2011, quelli che c'è, che ho visto, siano i meno riusciti. Sono splendidi, per carità, ci mancherebbe, sono veramente grandi opere, però rispetto a quello che leggo di altri film, forse sono, ecco, inferiori a questi altri, che non vedo l'ora di scoprire. Non vedo l'ora di scoprire. Chiudo la mia carrellata di DVD, sono fuori tempo massimo veramente, con un regalo di Silvia e Marianna, e cioè Diritto di cronaca di Sidney Pollack, film su cui non perdo tempo, grandissimo film giornalistico che io adoro. Però i buon Silvia e Marianna, che io saluto e che abbraccio fortissimamente, ciao Silvia e ciao Marianna, mi hanno regalato anche un Blu-ray, ed è proprio da quel Blu-ray parto con i Blu-ray, e cioè mi hanno regalato anche X-Men Apocalisse, grazie Silvio, grazie Marianna, edizione 3D più edizione 2D, con una sola coperta di cartone molto carina, che riproduce ovviamente la locandina. Film splendido, che io Silvio avevo visto insieme al cinema, un ottimo cinefumetto, con Bryan Singer, che è secondo me una garanzia. Andatevi a rivedere la mia video recensione per sapere cosa penso del film. Grazie Silvio, grazie Marianna per questi due splendidi regali. Sidney Pollack, che è uno dei miei registi preferiti. Poi cartone animato Kiki, consegna a domicilio di Miyazaki, ovviamente conoscete tutti benissimo, quindi senza che ci perdiamo tempo, faceva parte di un'offerta, 10 film a 50 euro sempre DVD Store, viva DVD Store. Per questa offerta ho preso anche Kung Fu Panda per mio figlio, ma ho preso anche Lady Hawk di Richard Donner, che ancora non avevo, film che conosco benissimo, film che conosciamo tutti benissimo, con Rod Carauer, girato in Italia. Lei di giorno è oddio,
Lei di giorno è un falco, lui di notte è un lupo, e quindi anche se si amano sono vittime di un sortileggio e non possono mai incontrarsi. Devono spezzare il sortileggio per ricongiungersi e per vivere finalmente la loro vita di amanti e di la loro storia d'amore. E andiamo avanti. Sempre nell'offerta c'era anche Irrational Man di Woody Allen, che non ho visto e che credo sia un grandissimo film, quindi non vedo l'ora di immergermi in questa visione. Ne manca solo uno di Woody Allen in questo aggiornamento. Sempre nell'offerta faceva parte Solo gli amanti sopravvivono, che non ho visto, di Jim Jarmusch. Secondo me grande film sui vampiri, secondo me veramente splendidi gli attori, secondo me si tratta di una grande prova di regia del grande Jim Jarmusch, spero. Della stessa offerta faceva parte Sweetwater, western che non ho visto, Dolce Vendetta, spero bene, diretto da Logan Miller, speriamo bene. Il titolo lascia ben sperare, visto che Sweetwater è uno dei migliori topoi della storia del West, cioè il nome di località dove c'è l'acqua, quindi ci deve passare la ferrovia, lo sappiamo tutti benissimo, con C'è una volta il West, la cui trama io conosco molto bene. Poi, sempre dell'offerta, faceva parte anche Heart of the Sea, che non ho visto, di Ron Howard, in 3D più 2D, spero bene, parlerebbe in teoria, così è stato pubblicizzato il film, della storia dalla quale Melville trasse ispirazione per scrivere Moby Dick, non lo so, non l'ho ancora visto, non so cosa dirvi. Invece ho visto, è spassosissimo, faceva parte dell'offerta, l'ho voluto prendere, secondo me però dal punto di vista registico è ancora abbastanza acerbo, Noi e la Giulia di Leo, in terza prova di regia di questo bravissimo attore, secondo me un po' meno bravo come regista, che io ho apprezzato tantissimo in Smetto quando voglio, Noi e la Giulia, spero che vi piaccia e vi esorto a comprarlo. E sempre dell'offerta facevano parte, sì, anche questi che ho davanti, cioè La Casa del Diavolo di Rob Zombie, quella Casa del Diavolo no. Sì, perché ce ne sono due di Rob Zombie, ecco, vi faccio vedere entrambi. È anche Halloween The Beginning. Uno dei due solo faceva parte dell'offerta, l'altro l'ho pagato invece 9 euro. Non mi ricordo quale dei due, sinceramente. Comunque, La Casa del Diavolo e Halloween The Beginning. Casa del Diavolo, il miglior film di Rob Zombie, a detta del grande Fusciante, che è un esperto in materia. Halloween The Beginning, per il quale Zombie e Carpenter hanno anche un po' litigato. O comunque... Zombie ha fatto delle risposte a Carpenter non proprio oxfordiane. Sono, credo, due begli horror, ma non li ho ancora visti. Invece è un western di maniera, ma si vede che è fatto con mano sapiente, Ritorno a Cold Bounty, che faceva parte invece dell'offerta. Noi amanti del western siamo un po' in crisi di astinenza, quindi ci aggrappiamo a tutto, ci attacchiamo a tutto, anche a film un po' patinati, però secondo me questo è molto meno patinato del Paziente Inglese e in più ha una carica di energia molto molto autentica per certi versi. Non mi ricordo se faceva parte dell'offerta invece Mr. Holmes di Bill Condon, l'ultima grande indagine del più grande investigatore del mondo, cioè Sherlock Holmes, appunto interpretato da Ian McKellen, attore, non dico feticcio di Bill Condon, ma con il quale Bill Condon che Bill Condon diresse anche nell'unico film diretto da Bill Condon che mi sia piaciuto e cioè quello in cui Ian McKellen interpreta James Whale, cioè Demoni e Dei, credo si intitoli. Vinse anche l'Oscar per la sceneggiatura con un Brendan Fraser giovanissimo. Film che mi commosse anche quando l'ho visto, film che possegge in VHS e che ancora non ho ricomprato, credo che non sia ancora disponibile. Comunque, Mr. Holmes, non potevo non averlo, l'ho pagato 5 euro perché io sono un appassionato di Sherlock Holmes e Ian McKellen per me è un Holmes vecchio, sulla carta bravissimo ed efficace. Faceva parte dell'offerta, mi sembra, anche Arietti. Animazione dello studio Ghibli, questa volta Miyazaki è solamente sceneggiatore perché il regista è Yonebayashi, e non so cosa aspettarmi, non conosco il film, so che è splendido, so che è un capolavoro, non vedo l'ora di vederlo. Ma no, dell'offerta facevano parte anche altri film che io ho comprato sempre a 5 euro, e cioè I fratelli Derden, attenzione signori, il ragazzo con la bicicletta, Fratelli Derden, primo film di Derden che fa parte della mia collezione, quindi Tarkovsky,
Belatar, i fratelli Derder, ammazza che aggiornamento di altissimo livello, autoriale, mamma mia. Speriamo che gli horror di Rob Zombie non scappino vicino a tutti questi film d'autore. I fratelli Derden penetrano la psicologia dell'essere umano come meglio non si potrebbe, sono indagatori della fragilità umana, delle stagioni della vita, sono autori magistrali, super premiati in tutti i festival, quindi assolutamente vanno visti, rivisti e riscoperti. E poi invece Tommy Lee Jones dirige il suo secondo West dopo Le Tre Sepolture, che a me piacque tantissimo, The Homesman con Hilary Swank. Non l'ho visto, non so cosa aspettarmi, credo sia bello. In questo aggiornamento ci sono alcuni West che non ho visto e che spero non mi deludano. Faceva parte sempre dell'offerta e quindi sempre a 5 euro. A proposito di Schmidt, di Alexander Payne, attenzione signori, mi mancava questo Alexander Payne, questo di Alexander Payne, candidato a 2 premi Oscar, vincitore di 2 Golden Globe, grande Jack Nicholson, grande Alexander Payne, mi piace tantissimo, voglio avere tutti i suoi film, sto sulla buona strada, anche in questo caso me ne mancano ormai pochi. Non avevo ancora questo film, secondo me, carino, discreto, ma niente di più, anche se a molti piace tantissimo, Il Miglio Verde, del grandissimo Frank Darabont, che dopo Le Aree della Libertà si è un po' perso, e Il Miglio Verde è molto inferiore alle Aree della Libertà, secondo me, perché sbaglia il dosaggio dei tempi e non azzecca bene tutti i personaggi. Comunque è un film dalla procedura, dall'andamento classico, dalla scrittura classica, dalla regia, insomma, per chi rimpiange il vecchio cinema di una volta, beh, credo che sia un ottimo film, anche se secondo me dopo aver visto L'Area Libertà, cioè, è ovvio che uno rimane un po' spiazzato dal Miglio Verde. Continuo con un Woody Allen, il peggior film di Woody Allen della storia, To Rome with Love, che faceva parte dell'offerta, quindi ho pagato 5 euro, non di più, e tanto vale, cioè lo faccio solo per te Woody, perché sto film veramente è una ciofeca. Film assolutamente fuori dalla grazia di Dio, anche se quando siete di cattivo umore e vi va di spararvi una Roma, siete di cattivo umore a causa degli scandali romani e vi va di spararvi una Roma cartolinesca credendo che sia veramente così, questo è un ottimo viatico per farvi stare un po' meglio e farvi illudere. Poi, film che non facevano parte dell'offerta li presento dopo, voglio invece presentare adesso questo film meraviglioso che è Zombie, secondo film della saga degli zombie, Dawn of the Dead, in italiano Zombie. Questa è l'edizione curata da Nicholas Winding Refn e da Dario Argento. Contiene una digibook assolutamente preziosissima, amarei. Dico preziosissima perché dentro ci sono cartoline e a gadget vari, c'è anche un book interessantissimo che spiega un po' tutto del film e soprattutto ci sono i vari film, cioè le varie edizioni del film, cioè le 3 edizioni del film, ovvero l'edizione europea curata dall'Argento di 118 minuti, quella voluta da Romero, proiettata in America nel 79, di 127 minuti, e quella invece presentata al Festival di Cannes nel 78 di 139 minuti. Ora, erroneamente in rete io ho sentito una cosa errata in rete, cioè che questa è la prima volta che le 3 edizioni vengono presentate. Falso, perché io già possedevo il DVD di Zombie, l'edizione DVD di Zombie di 5 dischi, 4 DVD più il CD della colonna sonora, che praticamente conteneva le 3 edizioni, quella di Dario Argento, quella per i cinema americani e quella estesa, chiamiamola così, anche se la durata di quella estesa qui viene presentata come di 137 minuti e non di 139 minuti, quindi questi 2 minuti in più non saprei che cosa rappresentano. Sta di fatto che la differenza fra le varie edizioni è dovuta a una diversa lunghezza di alcune scene, non è dovuta solamente alla presenza di scene
o all'assenza di altre scene, proprio che la stessa scena in alcune edizioni dura di più o dura di meno, è montata anche in modo diverso e la musica è usata in modo diverso. Però non è vero che questa edizione Blu-ray, che io volevo avere assolutamente perché ci sono 5 cartoline da collezione, perché contiene un booklet di 24 pagine, perché ci sono degli speciali inediti, insomma, per tanti motivi, non è vero che le tre edizioni non erano mai state presentate sul mercato, perché già ce l'avevamo con il DVD, quindi edizione DVD. Poi concludiamo con Le Mosche dell'Argento Blu-ray, che non è però l'edizione esclusiva Amazon, ma l'ho comprata sempre su DVD Store, e quindi mancano le cartoline e tutte le varie insomma, non è la gift edition esclusiva Amazon, che però è un'edizione che è bellissima, che è bianca, particolare, trasparente, assolutamente da avere per riscoprire il capolavoro di Dario Argento. Capolavoro assoluto dell'anno, It Follows, capolavoro dell'anno, ma voglio usare il termine capolavoro perché è veramente un horror che mi ha convinto al 100%. Da vedere, da vedere, da vedere, implacabile, inesorabile, splendido, splendido, splendido. Grande, grande prova di regia, grande scrittura, grande film. E poi, ultimi due film in edizione Blu-ray, Steelbook, Jason Bourne e Star Trek Beyond. Quindi si conclude questo aggiornamento con questi splendidi film di genere thriller e fantascienza che ho visto al cinema. Se volete sapere cosa ne penso, rivedetevi la mia video recensione. Sono delle steelbook meravigliose, elegante e raffinata, quella della Universal per l'ultimo capitolo della saga di Bourne, colorata in rilievo particolarissima e meravigliosa anche quella della Paramount, che la Paramount ha dedicato a Star Trek Beyond. Finisce qui questo lunghissimo, faticoso, particolare, importante aggiornamento che è stato pieno di roba, pieno di riflessioni, pieno di suggestioni, pieno di autori importanti. Ditemi cosa ne pensate, scusate se ho fatto, se insomma mi sono dilungato troppo. Commentate, 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 ricordatevi di iscrivervi. Tra poco, come aspetta Rogue One, tra pochi giorni non vedo l'ora di andarlo a vedere con Silvio. Ditemi che cosa aspettate voi per questo Natale, cosa volete comprare, cosa volete andare a vedere al cinema. Ricordatevi di iscrivervi al canale e soprattutto non dimenticate la cosa più importante, cioè pedinatemi, lo direbbe anche Kirk, lo direbbe anche Kirk.